Amici telespettatori, dopo il caso Ilva, ecco il caso TAP. Di Maio colpisce ancora. Per quanto riguarda l'Ilva, la tanto strombazzata chiusura in campagna elettorale, la chiusura progressiva delle fonti inquinanti e la riconversione prevista da quella pagliacciata del contratto di governo con la Lega. E poi addirittura l'Ilva in piedi, l'Ilva a cui viene consentito l'aumento, l'incremento della produzione. Situazione analoga per quanto riguarda la TAP, e quindi parliamo del gasdotto che traduce appunto, che porta il gas dall'Azerbaigian e quindi sbuca così nelle spiagge del Salento, in quel di Melendugno, provincia di Lecce. In campagna elettorale il Movimento 5 Stelle aveva giurato di far saltare la TAP, lo stesso Di Battista, quello che prende soldi da Berlusconi attraverso il libro pubblicato e prende soldi in maniera lecita, per carità, dal Fatto Quotidiano per fare il turista trattino giornalista nelle Americhe. Lo stesso Di Battista aveva detto: in 15 giorni noi facciamo saltare la TAP. Nulla di tutto questo, ora la TAP si farà. E Di Maio cosa fa? Come è stato per l'Ilva, così ora scarica i predecessori e dice: ma purtroppo noi non possiamo fare niente. All'epoca, cioè, per quanto riguarda l'Ilva, c'era il contratto con ArcelorMittal. In questo caso, a dire di Di Maio, ci sono penali, ci sono clausole segrete, quindi ci sarebbero penali per 20 miliardi di euro. Insomma, Di Maio scarica sugli altri. Con l'Ilva parlava di delitto perfetto, ora parla di clausole segrete, di congiure precedenti a questo governo. Sono solo falsità, è solo un modo per fare in modo che Di Maio si possa nascondere, nascondere appunto la propria ipocrisia. Perché dico questo? Perché lo stesso MISE, lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico, che lo smentisce categoricamente, e il Ministero dello Sviluppo Economico dice: non ci sono clausole. L'unico rischio, anche pesante, considerevole per carità, possono essere, saranno sicuramente, le richieste di risarcimento dei danni da parte di soggetti pubblici e di soggetti privati, proprio in virtù le richieste di risarcimento in virtù degli investimenti appunto effettuati, ma non esistono assolutamente clausole. D'altronde, i 5 Stelle, quando ci fu il discorso della TAP in Parlamento e loro erano all'opposizione, sapevano bene di cosa si stesse trattando, tanto è vero che votarono contro. Quindi i parlamentari 5 Stelle che stavano all'epoca in Parlamento, e molti di essi, purtroppo per l'Italia, sta ancora in Parlamento, sapevano bene la situazione. Quindi non possono dire cadiamo dalle nuvole. E questo è Di Maio. Ma quand'anche volessimo credergli, beh, a questo punto noi dovremmo dire: sei un incapace, sei un irresponsabile, non sei all'altezza, perché quand'anche per ipotesi assurda noi dovessimo concedergli la buona fede nella sua condotta, sei un superficiale, perché che fai? Fai promesse in campagna elettorale, assumi impegni in campagna elettorale e poi no, non sai quello che dici, non ti documenti rispetto alle situazioni. Ma qui ho voluto fare un discorso così, come dire, come si dice in latino, il periodo ipotetico di terzo tipo, proprio per dire la impossibilità dello stesso, nel senso che appunto non ci sono clausole assolutamente, nel modo più assoluto. Di Maio lo sa bene, però sta giocando a nascondino, vuole scaraventare sugli altri le sue scelte, perché non essendoci clausole, tranquillamente la TAP poteva saltare. E ancora più vergognoso, anzi parimenti vergognoso, è il comportamento del ministro
appunto del sud, la senatrice Barbara Lezzi. Barbara Lezzi che è leccese e che ha fatto proprio della TAP, della guerra alla TAP, il suo cavallo di battaglia. Ora sembra una leonessa inferocita, oramai ha perso la lucidità, perché chiaramente cosa sta accadendo nel Salento? Sta accadendo che gli ex militanti 5 Stelle, gli ambientalisti, i comitati No TAP stanno bruciando e fanno benissimo le bandiere del Movimento 5 Stelle. Per carità, non sto assolutamente fomentando la violenza, sto solamente, quindi non ci deve essere nessuna forma di violenza, però il gesto di dire brucio una bandiera vuol dire io sto bruciando, voglio cancellare, voglio distruggere politicamente chi mi ha ingannato. Non stiamo parlando assolutamente di incitare alla violenza, ma si tratta solamente di distruggere politicamente chi ci ha ingannato, anche con il gesto della bandiera bruciata. Tutto qui. È molto più grave pensare ai danni alla salute e alle vite umane che l'ILVA, che la TAP, che le trivellazioni comportano. E la stessa Barbara Lezzi ora sembra fuori di testa, sembra impazzita, perché Barbara Lezzi incomincia addirittura a così si scaglia contro il sindaco di Melendugno, Poti, addirittura lo definisce teppistello, perché poi Poti ha detto, ma non sarà facile, in buona sostanza ha detto, diventerà difficile per te tornare qui, venire qui, nel senso che ti imbatterai, con la protesta, con il malcontento, con il senso di tradimento che ha avvertito la gente. In questo senso Poti ha detto, voglio proprio vedere, in buona sostanza, se ritorni qui, come farai a ritornare qui. E Barbara Lezzi chiaramente si trova in una situazione difficile, perché ha dovuto ingoiare questo boccone amaro e diventa per lei così difficilissimo giustificarsi dinanzi a quegli elettori appunto che avevano confidato nel no alla TAP. Vedete, il Movimento 5 Stelle è di una falsità inaudita, perché è andata, ha giocato su argomenti carissimi, carissimi al popolo ambientalista. Ha saputo carpire la buona fede, ha saputo ergersi a paladino della vita, dell'ambiente, della natura, e poi ha fatto come e peggio degli altri. Stessa cosa dicasi per quanto riguarda le trivellazioni. E allora, voglio dire, come ci si può giustificare? Cioè, vedete, la Puglia, che era un feudo pentastellato, ora è una regione che in buona sostanza verrà riconsegnata ad Emiliano, ma non perché Emiliano meriti, tutt'altro, ma perché con un centrodestra inesistente, con un Movimento 5 Stelle traditore e con una Lega che ancora deve crescere, e con Michele Emiliano che ha fatto l'arca di Noè ed è andato a mettere, sta mettendo nella sua coalizione forze di destra, di sinistra, di centro, di nord, di sud, di est e di ovest, e quindi è facile, che è molto probabile che Emiliano vinca. Ma sono proprio i 5 Stelle. Come dire, la falsità dei 5 Stelle ha tradito appunto un elettorato che sicuramente, se il Movimento 5 Stelle fosse stato coerente, questo elettorato avrebbe portato i pentastellati alla guida della Regione Puglia. Diciamo così, per concludere, che i 5 Stelle, in buona sostanza, sono vittime delle loro bugie. Ne hanno dette tante per prendere i voti, e ora poi si trovano anche in una situazione particolarissima. Sono gli zerbini, sono gli schiavetti della Lega, che io definisco sempre Lega Nord. E quindi, in buona sostanza, non possono fare altro se non obbedire ai diktat di Salvini. E Salvini vuole l'ILVA, e Salvini vuole la TAP. I 5 Stelle, pur avendo il 32, 31, 32%, avendo conseguito il 32%, però soggiacciono ad una forza col 17%, il che la dice lunga sulla scarsissima intelligenza politica, e non solo quella, di Pinocchietto Di Maio.
Senza bavaglio, informazione libera, sempre.